Buonasera e benvenuti. Porgo il mio benvenuto e quello dell'intero comitato promotore per il Club UNESCO di San Giovanni in Fiore ai nostri ospiti e relatori, ringraziandoli per la loro squisita disponibilità. Presento la professoressa Sonia Ferrari, commissario dell'ente parco della Sila, e il professor Amerigo Beneducci del Dipartimento di Chimica e Tecnologia Chimica dell'Università della Calabria, e poi gli altri che siamo qui sul palco, siamo tutti componenti del comitato promotore per il Club UNESCO di San Giovanni in Fiore, il dottor Bruno Oliverio, il signor Giovanni Papaianni, la signorina Alessia Lopez. Doveva essere con noi anche il professor Chirichimo, che purtroppo ha avuto problemi di salute, e naturalmente lo ringraziamo per la sua disponibilità e soprattutto anche per averci, con la sua gentilezza, indicato un relatore di tal livello che naturalmente degnamente lo sostituirà. Porto ai relatori, a tutti i presenti, i saluti del nostro socio fondatore François Xavier Nicoletti, il quale è stato trattenuto a Ginevra da problemi familiari, ma che è presente in spirito qui con noi e che seguirà sicuramente, vedrà la registrazione dell'intero convegno tramite la nostra Sila TV, che ci onora sempre di fare le riprese dei nostri eventi. E porto ancora altresì i saluti del senatore del Senato degli Stati Uniti d'America, John Manchin, già governatore dello Stato del West Virginia, di origine sangiovannese, che è il fondatore insieme a Heritage International dell'ordine della Sila, un ordine del West Virginia, ma che è riconosciuto dallo Stato federale degli Stati Uniti, la Sila appunto. La Sila che per noi che ci siamo nati e ci viviamo è la nostra identità, noi siamo la Sila, noi conosciamo i suoi boschi maestosi, i suoi laghi, le sue cascatelle, le albe, i tramonti, la sua meravigliosa, le piante del sottobosco che sono straordinarie e rarissime. Pensiamo alle felci tropicali, a una rarità, ad una specie rarissima di orchidea, l'orchidea fantasma. Un'orchidea che fiorisce ogni 20 anni e poi sparisce, per poi riapparire con i suoi meravigliosi fiori. Ora, noi conosciamo tutti, noi che siamo qui, che siamo silani, conosciamo queste meraviglie, però purtroppo queste meraviglie non sono conosciute tanto in tutto il mondo. Quindi il nostro compito è quello di farlo conoscere, di fare conoscere queste meraviglie a tutto il mondo. E quale occasione migliore di cercare di raggiungere questo riconoscimento come patrimonio mondiale dell'UNESCO? E noi come volontari, perché i componenti di un club UNESCO, di un comitato promotore, quale siamo ancora oggi noi, siamo solo dei volontari, però siamo dei volontari che agiamo nell'ambito di una federazione, la FICLU, che si muove comunque all'interno dell'organizzazione UNESCO, anche se parallelamente a quella degli Stati. Quindi noi mettiamo a disposizione il nostro impegno, la nostra passione, le competenze che ci stiamo facendo operando in quest'ambito, però tutto ciò non basta. Questo non basta perché l'UNESCO è un'organizzazione, un'agenzia dell'ONU, quindi un'organizzazione a livello governativo. E allora, per avere un riconoscimento a questo livello, ci vogliono spinte ai più alti livelli, spinte politiche. E quindi mi dispiace che stasera non ci sia nessuna delle istituzioni, dimostrando un'insensibilità unica. Sta arrivando il vice sindaco, sono le 5 e un quarto. Non ha capito l'orario. Va bene, se arriva il benvenuto. Dicevo, proprio perché si tratta di un'organizzazione a livello governativo, quella dell'UNESCO, quello che ci vuole è un interessamento da parte delle istituzioni, le istituzioni locali, che devono premere sulle istituzioni centrali, sul governo, sui ministri competenti, affinché
intreccino le relazioni necessarie con gli altri stati proprio per creare il più ampio consenso e arrivare a questo riconoscimento. Speriamo che ciò accada, ma sinceramente sono un po' pessimista anche per le notizie che ci sono giunte circa quello che è successo quando è arrivato il rispettore dell'UNESCO a verificare di persona lo stato delle cose a seguito della presentazione del dossier. Per cui speriamo che le istituzioni locali, ripetiamo, prendano a cuore questa candidatura, perché il riconoscimento come patrimonio mondiale dell'ente parco, della Sila, potrebbe essere un volano eccezionale per lo sviluppo non solo del territorio silano, ma di tutta la Calabria. È un'occasione unica ed irripetibile che non possiamo lasciarci sfuggire. Però mi sembra che ci sia poca sensibilità nelle istituzioni e anche nei cittadini, e questo dispiace veramente tanto. Comunque andiamo adesso nel merito del nostro piccolo convegno, e quindi passo la parola alla Alessia Lopez, alla nostra socia Alessia Lopez, che ci presenterà i singoli relatori. Buonasera e buon convegno. Salve a tutti, buonasera, grazie per essere venuti. Prima di entrare nel merito, proiettiamo un bene filmato relativo delle immagini della Sila, che anticipano il contenuto in toto del convegno. Prima di presentare i relatori, chiarisco che eventuali domande potranno essere poste al termine del convegno, al fine infatti di garantire a tutti di poter esprimere e soprattutto dare delle delucidazioni sulle proprie relazioni,
e quindi garantire una certa omogeneità del convegno. Il primo relatore, anzi la prima relatrice, è la professoressa Sonia Ferrari, alla quale diamo il benvenuto. È laureata in economia aziendale presso l'Università Commerciale Bocconi di Milano, con specializzazione in economia delle aziende industriali. È docente presso l'UNICAL, ha insegnato sia nella facoltà di economia, sia nella facoltà di ingegneria ed anche nella facoltà di scienze politiche. È abilitata all'esercizio della professione di dottore commercialista, autrice di varie pubblicazioni, nonché commissario dell'ente Parco Nazionale della Sila. Cura la relazione Il Parco Nazionale della Sila e l'UNESCO, traguardi e prospettive. Può prendere la parola. Buonasera, grazie. Ringrazio il Tribunesco, ringrazio in particolare la dottoressa Morrone. È un momento importante di confronto ed è bello avere degli interlocutori che condividano gli interessi e le finalità del parco, che è quello che noi abbiamo cercato di fare da sempre, perché ci siamo trovati ad amministrare un territorio splendido, come si diceva prima, poco conosciuto e da valorizzare, con pochi soldi ovviamente. E quindi l'idea qual è stata? Quella di cercare di inventare delle iniziative che facessero parlare del parco, che lo facessero conoscere anche a livello internazionale e che ne migliorassero l'immagine. Quindi non un modo di comunicare tradizionale, ma un modo di comunicare attraverso dei risultati, dei successi, degli eventi, neanche molto coinvolgendo i mass media. Infatti noi spesso invitiamo giornalisti, facciamo dei press tour e invitiamo dei blogger con dei blog tour proprio per fare parlare dell'asilo in modo diverso e coinvolgere la pubblica opinione. L'idea della candidatura UNESCO come nasce? Proprio perché si voleva realizzare un'azione forte che facesse diventare questo territorio un territorio percepito come unico ed eccezionale a livello internazionale. E quindi si è pensata alla candidatura, perché diventare patrimonio dell'umanità significa appunto che l'UNESCO, questa agenzia dell'ONU di cui si parlava prima, riconosce l'unicità e l'eccezionalità di questo territorio. La candidatura si può fare in base a diversi parametri. Molto spesso i parchi si candidano come patrimonio misto, cioè per il loro patrimonio naturalistico ma anche per il patrimonio culturale. Questo è il caso, per esempio, di alcuni parchi italiani che sono World Heritage, come il Cilento, come le Cinque Terre. Invece, di territori che sono riconosciuti come patrimonio esclusivamente naturalistico in Italia ce ne sono soltanto 5. In Italia, sapete, è la nazione che ha il maggior numero di beni World Heritage, di beni riconosciuti come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, però come beni naturalistici ne abbiamo pochi. E quindi l'ultimo che è stato riconosciuto è stato l'Etna. E quindi l'idea, appunto, la grande scommessa è stata questa: candidiamoci per il nostro patrimonio naturalistico eccezionale. La candidatura si può fare in base a diversi criteri, 7, e noi ne abbiamo scelti 3. Si può decidere di candidarsi, per esempio, per il paesaggio unico, per la storia geologica unica, per l'aspetto vegetazionale unico e così via. E quindi noi abbiamo scelto 3 di questi. Adesso io sono la rete di economia aziendale, come avete capito, quindi l'aspetto più probabilmente naturalistico, forestale, eccetera, non ve lo so spiegare, però abbiamo pensato di puntare su quelli che sono i nostri boschi, in particolare i boschi di pino lario, che oggi sono stati scientificamente classificati come pino nero di Calabria, quindi un'unicità. Anche per alcuni esemplari molto antichi che abbiamo all'interno del parco, fra cui i giganti di Fallistro, che probabilmente saprete che da giugno sono diventati la prima riserva FAI, il primo bene FAI in Calabria. Quindi anche questo è un primato del nostro parco. Siamo riusciti con un'enorme fatica a convincere il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, che è un'associazione di grandissimo prestigio e che svolge un ruolo importantissimo per la conservazione del patrimonio italiano, sia dal punto di vista culturale che artistico, naturalistico e così via. E che anche il FAI ha pochi beni naturalistici, perché opera più nell'ambito dell'arte, della cultura, conservazione di palazzi, di opere d'arte, eccetera. Siamo riusciti prima a convincerli a venire giù, che già questa virgolarità è stata una faticaccia, abbiamo aspettato anni, ma quando sono arrivati si sono entusiasmati.
sia del bene in sé dei giganti di Fallistro che anche della gestione del parco, cioè è piaciuto anche come siamo organizzati i nostri centri visita, un po' tutto, e quindi hanno deciso che si poteva fare. Ovviamente questo si è potuto fare grazie a una famiglia, la famiglia Mollo, che ha donato un antico casino da caccia che diventerà il centro visita del bene, altrimenti il FAI non fa dei beni che non hanno un centro visita, e che quindi racconterà la storia della riserva ma anche la storia dell'asila, ed è un momento di promozione importantissimo per noi, perché fa venire in Sila un pubblico di persone appassionate, di persone culturalmente molto coinvolte, e quindi certamente sarà un veicolo importantissimo per valorizzare il nostro patrimonio. Allo stesso tempo io faccio un breve cappello per spiegare un po' le cose che stiamo facendo come parco. Noi siamo stati il primo parco nazionale ad avere anche il riconoscimento da Europark, che è la Carta Europea del Turismo Sostenibile, che è un riconoscimento della capacità di coinvolgere in un progetto di sviluppo sostenibile i partner del territorio. Perché noi cerchiamo di lavorare sempre coinvolgendo tutti, cioè cercando di fare condividere a tutti i nostri interlocutori, a tutti gli stakeholder, l'importanza e anche le finalità dei nostri progetti. E questo ce l'ha chiesto molto anche l'UNESCO. Quando ci siamo candidati a diventare riserva della biosfera, e lo siamo diventati nel 2014, l'UNESCO ci ha chiesto di fare una fortissima attività di comunicazione sul territorio per spiegare che cos'è una riserva della biosfera, che cosa serve, perché noi volevamo istituire questa riserva in Sila. E così siamo riusciti ad avere il primo riconoscimento UNESCO in Calabria, che è appunto questa MAB, che sarebbe il MAB, l'acronimo di Mene Biosphere, cioè questo è un programma dell'UNESCO che individua queste riserve della biosfera, che sono dei luoghi in cui si sperimentano dei progetti per lo sviluppo sostenibile. Quindi la riserva della biosfera non è una vera e propria riserva naturalistica, ma è un luogo in cui si sperimentano delle politiche per la conservazione e per la valorizzazione del patrimonio naturalistico, in cui si sperimentano delle politiche per favorire lo sviluppo sostenibile, e in cui si portano avanti anche laboratori di ricerca, di monitoraggio, di educazione ambientale e di formazione. Queste sono le finalità. La nostra riserva è molto grande, molto più grande del parco. È una riserva che è grande 375.000 ettari, quindi è 5 volte l'ampiezza del parco e è circa un terzo della nostra regione. È una vera e propria area vasta. Comprende oltre a quasi tutti i comuni del parco. Noi nel parco abbiamo 21 comuni, nella riserva ce ne sono 18, perché 3 in quel momento per problemi di amministrazione che era stata appena nominata, stava per cambiare, eccetera, non sono riusciti a entrare, però abbiamo altri 56 comuni. Quindi un risultato importante è già questo, coinvolgere un numero così ampio di comuni. Però poi abbiamo coinvolto anche tantissimi altri partner che non sono solo enti territoriali, c'è la regione, ci sono le 3 province che ricadono nel parco, cioè Cosenza, Catanzaro e Crotone, ma ci sono anche enti di ricerca come per esempio l'Università della Calabria, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, il CNR, poi ci sono associazioni di categoria, le Camere di Commercio, Confindustria, molti sindacati e così via. Quindi abbiamo cercato anche associazioni imprenditoriali, abbiamo cercato di coinvolgere chiunque potesse essere interessato in qualche modo allo sviluppo e alla conservazione della nostra Calabria. Questa riserva è suddivisa in 3 aree, l'area core è quella maggiormente preservata e coincide con le riserve integrali del parco. La preoccupazione degli amministratori era che la riserva imponesse dei limiti così come un vero e proprio parco naturale, ma non è così, perché la riserva della biosfera non esiste nella legislazione italiana e quindi non pone alcun limite particolare per quanto riguarda la conservazione dell'ambiente, al di là di quelli che già ci sono all'interno del parco. Ma le aree fuori parco non hanno alcuna imposizione particolare. Poi ci sono le aree buffer, che sono le aree diciamo intermedie fra quelle a conservazione integrale e quelle
totalmente libere, e le aree transition che sono quelle ai confini della riserva e del territorio che non è riserva. Quindi l'idea è appunto quella di lavorare insieme con tutti i soggetti del territorio per favorire forme di sviluppo sostenibile. Per fare questo, la riserva appunto che è stata riconosciuta nel 2014 ha deciso di avere una propria autonomia, di diventare una persona giuridica staccata dal parco. Quindi noi abbiamo costituito una fondazione per la gestione della riserva, proprio perché non volevamo che la riserva fosse un figlio o figliastro del parco, è un qualcosa a sé che potrà avere un suo futuro, un suo destino al di là di quello che succederà al parco. Quindi la riserva ha i suoi organi di gestione, ha i suoi amministratori, c'è un consiglio di amministrazione, c'è un presidente che coincide con il presidente del parco. E poi ci sono dei tavoli tecnici. Questi tavoli tecnici per noi sono importantissimi perché sono il braccio la mente pensante, diciamo, una sorta di organo di staff che dà le idee, che studia i progetti, che suggerisce le ipotesi di sviluppo agli amministratori della riserva. E i tavoli tematici che si sono già insediati e che praticamente domani inizieranno a lavorare, perché domani ci incontriamo per la prima riunione all'università, abbiamo cercato di farli presiedere da importanti personalità del territorio, perché questo è un modo per coinvolgere tutto il territorio, quindi per esempio dal rettore dell'Università della Calabria. Uno dei tavoli, quello formazione, vi dico un po' quali sono i tavoli. Formazione scuola, educazione ambientale e legalità sono divisi per temi, è appunto presieduto dal nostro rettore, il professore Crisci. Agricoltura e zootecnia è coordinato dalla dottoressa Pecora, membro del consiglio di amministrazione del gruppo biologico e naturalistico Silano. Poi abbiamo un tavolo che si occupa di turismo e artigianato, ovviamente abbiamo pensato a quelle che sono le attività produttive prevalenti nel territorio interessato, quindi agricoltura e zootecnia e turismo e artigianato, coordinato dal dottor Algeri, presidente della Camera di Commercio di Cosenza. Il quarto tavolo è silvicoltura, forestazione, pianificazione e gestione forestale, coordinato dall'attuale direttore del Parco dell'Asile, il dottore Laudati. Poi abbiamo un quinto tavolo, biodiversità e rete Natura 2000, coordinato dal professore Brandmeier dell'Università della Calabria. E il sesto, pianificazione e gestione territoriale, logistica, infrastrutture e accessibilità, coordinato dall'architetto Tozzo, che è il vice sindaco del comune di Maggisano, membro anche del consiglio di amministrazione della fondazione. E forse istituiremo un altro tavolo che si occupa di comunicazione e di promozione per coinvolgere anche i mass media, è una richiesta che è arrivata proprio questa dal territorio. Quindi l'idea è appunto attraverso questi tavoli di concertazione di individuare dei percorsi di sviluppo e di individuare anche possibili finanziamenti, ovviamente, anche adesso che verranno fatti i bandi dalla regione, proprio perché la fondazione non ha un suo capitale, salvo qualcosa che è dato il parco, poi i soci ovviamente hanno dato una piccola quota associativa, però la regione probabilmente ci darà un contributo, però sostanzialmente questa fondazione non è il classico carrozzone con un suo finanziamento che assume gente, no, per il momento non abbiamo neanche del personale, cerchiamo di arrangiarci con il personale del parco che già fa fatica a fare il suo lavoro ordinario perché abbiamo mille iniziative in corso, ma possiamo sopravvivere soltanto se mettiamo in cantiere delle iniziative e se troviamo dei finanziamenti. Alla regione abbiamo iniziato la concertazione proprio con l'assessorato all'ambiente e avremo la possibilità probabilmente di accedere direttamente ai contributi senza dover partecipare ai bandi. E questo sarà importante perché sarà un vero riconoscimento di quest'area. Comunque questa è una grande sfida, una grande scommessa, è la decima riserva italiana, però devo dirvi che oggi le riserve della biosfera sono cambiate, perché fino a 2-3 anni fa erano sostanzialmente, come vi devo dire,
diciamo in stand by, ecco, erano degli strumenti poco operativi. Da un certo momento in poi è arrivato l'input dell'UNESCO che queste riserve dovessero diventare dei veri strumenti operativi per lo sviluppo del territorio, quindi è cambiata tutta la concezione. Tant'è vero che mentre noi eravamo candidati, durante il nostro iter di candidatura ci hanno chiesto di ampliare l'area di interesse, che prima era solo il parco, perché hanno detto è inutile, il parco è già gestito dal suo ente, questa sarebbe un doppione, questa riserva, dovete fare qualcosa di diverso, dovete ampliare. E noi siamo riusciti a coinvolgere un territorio ampissimo, ci auguriamo di riuscire anche a portare avanti questa grande scommessa, che insomma è importante, però sarebbe veramente un risultato eccezionale per la nostra terra. Per quanto riguarda invece l'altra grande scommessa, che è la candidatura a diventare patrimonio dell'umanità, abbiamo iniziato l'iter molti anni fa. Allora i presidenti delle tre province, Cosenza, Catanzaro e Crotone, ci aiutarono perché condivisero la nostra idea e ci diedero anche un piccolo contributo che poi arrivò in realtà solo dalla provincia di Cosenza. Comunque l'idea era stata condivisa da tutti e tre e così anche dai sindaci e quindi si decise di preparare un dossier, di dare un incarico a un gruppo di consulenti per preparare un dossier da presentare all'UNESCO e l'iter è andato avanti in questi anni. La candidatura è stata presentata dal Ministero dell'Ambiente, diciamo che non, il soggetto che presenta la candidatura non è il parco ma è un ministero, quindi nel nostro caso il Ministero dell'Ambiente, perché la candidatura riguarda l'aspetto naturalistico. E dopo averla presentato ovviamente abbiamo continuato a seguirla attraverso il Comitato UNESCO Italiano e finalmente abbiamo avuto anche la visita di un esperto che è un rappresentante della IUCN, cioè dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, che è venuto a trovarci in novembre per verificare, perché chiaramente l'UNESCO fa prima una verifica, diciamo, cartacea, documentale, desk, per vedere se effettivamente ci sono questi criteri di unicità, però poi vogliono vedere sul campo se è realmente così. E l'esperto non era interessato solo a vedere se questo territorio è realmente unico, ma era interessato anche a capire come è gestito il territorio. Perché ovviamente l'UNESCO vuole che una volta istituite questi patrimoni dell'umanità, questi World Heritage, siano anche gestiti in modo ottimale. Quindi ha cercato di capire intanto se c'era un coinvolgimento del territorio. Ha voluto incontrare moltissimi rappresentanti del territorio, quindi gli stakeholder, della stampa e così via. E devo dire che al di là di quello che è stato detto dalla coordinatrice, il territorio era fortemente coinvolto, c'è stata proprio una gara a cercare di invitare questo esperto a portarlo in un comune piuttosto che in un altro, a fargli provare tutti i nostri piatti tipici, fargli visitare i boschi anche di notte. Pensate che una notte si sono anche persi, il direttore dell'UNESCO dei boschi, che noi eravamo terrorizzati, non tornano più, dove sono, li cercavamo con i forestali, vabbè. Comunque la visita è stata molto bella, molto coinvolgente, la nostra sigla è piaciuta tantissimo a questa persona e a seguito di questo noi siamo andati all'UNESCO a Parigi durante la riunione della Commissione UNESCO, che si è protratta perché è iniziata a Istanbul, poi quest'estate è stata interrotta per il colpo di Stato e quindi è stata continuata, poi hanno completato i lavori a Parigi. Mi pare che era fine ottobre e inizio novembre. Siamo andati lì a parlare con l'ambasciatrice dell'Italia all'UNESCO e poi abbiamo parlato anche con il dirigente della UCN, che si occupa proprio di degli aspetti naturalistici. Quindi abbiamo capito che i tempi sono questi, che l'esperto della UCN ha fatto un report alla UCN stessa, che si è riunita in questi giorni, hanno fatto un panel per discutere di tutto questo materiale, tutta questa documentazione e queste informazioni, e per fare probabilmente a noi una richiesta di ulteriori documenti o altro. Se avranno bisogno, la richiesta ci arriverà prima di Natale, altrimenti dopo Natale noi sapremo qualcosa. E poi l'UNESCO deciderà a luglio, quando ci sarà il nuovo incontro
quando la commissione si riunirà per decidere le candidature in corso. Quindi ormai siamo alla fine di quest'iter. Io sono anche membro della UCN, sono entrata come faccio parte di un comitato che si occupa di turismo sostenibile, perché io mi occupo di turismo, di sviluppo turistico, di marketing del turismo, e quindi ovviamente all'interno del parco parliamo di turismo sostenibile, cioè una forma di turismo che non distrugga le risorse del territorio, ma anzi cerchi di preservarle, di migliorarle, di valorizzarle per le future generazioni. Questa è l'idea e la nostra strategia in due parole al parco, cioè è stata quella di cercare di valorizzare quello che già c'è, senza andare a stimolare investimenti che avrebbero potuto essere anche devastanti per il territorio e così via, e coinvolgendo molto i giovani, coinvolgendo molto le forze che già ci sono e che già operano nel parco. E questo è stato molto bello, perché il risultato c'è stato, c'è oggi tanti giovani che prima andavano via, hanno deciso di restare e stanno realizzando le loro attività imprenditoriali all'interno del parco, facendo molto rete fra di loro, quindi conoscendosi fra di loro, collaborando, parlando con noi, aiutandoci. Insomma, c'è un clima nuovo, secondo me, oggi in Sila, anche grazie al parco e anche grazie al fatto che probabilmente i tempi erano maturi per questo. D'estate facciamo anche una bella summer school di marketing nelle aree protette, in cui per una settimana docenti che vengono da tutto il mondo raccontano ai giovani e meno giovani imprenditori, ma anche amministratori, a tutti coloro i quali operano all'interno di aree naturali protette, tantissime cose. Quest'anno abbiamo parlato di comunicazione, abbiamo parlato di strategie di marketing, abbiamo parlato di accessibilità. Noi abbiamo fatto tantissimi investimenti per rendere accessibili i nostri centri di visita, ma anche le riserve, sia a persone con problemi con handicap motori che a ciechi, sordi e così via. Cioè stiamo cercando di fare in modo che la Sila sia veramente una Sila per tutti, perché la Sila, voi lo sapete, è un altopiano, quindi è anche accessibile per sua natura, e noi abbiamo cercato di renderla ulteriormente ancora più accessibile. Quindi devo dire, in questo lavorando in solitudine, perché per esempio il turismo accessibile anche al Ministero del Turismo non se ne è occupato nessuno. Noi abbiamo cercato anche di qualche piccolo contributo, ma adesso forse se ne inizia a parlare un po' di più. Comunque, insomma, queste sono tante idee, tanti stimoli, e io penso che lavorando insieme, adesso che ci sentiamo vicini a voi, sicuramente ci supporterete e potremmo fare anche tante altre cose. Noi per esempio vogliamo candidarci anche a diventare geoparco. Questo non l'abbiamo detto all'esperto dell'UCM, perché abbiamo pensato che forse dicevano questi qua vogliono tutto. Però se voi sentite parlare per esempio il rettore dell'università, che è un geologo, o altri geologi che hanno lavorato anche per il dossier dell'UNESCO, perché uno dei criteri in base a cui noi ci siamo candidati è stata la nostra eccezionale e unica storia geologica, che non è solo del parco ma è di tutta la Calabria, restate sbalorditi. Allora perché no? Perché non farlo? Abbiamo già iniziato a individuare i geositi, e in uno abbiamo già posto la segnaletica a Carlo Magno. Quindi si tratta di lavorare in questo, cioè andare a individuare quei luoghi che sono luoghi anche simbolo dal punto di vista geologico, che è difficile perché la storia geologica non si riesce a vedere, bisogna più che altro descriverla. Però anche questa è unica della nostra terra, e quindi dobbiamo fare in modo che la si conosca. Grazie, grazie. Ringraziamo la professoressa Ferrari per aver illustrato tutti gli iter che la Sila intende percorrere, che vanno oltre alla dimensione UNESCO. Il nostro auspicio è che effettivamente riesca a rientrare in questa lista di patrimonio mondiale, però è fondamentale la sinergia e la collaborazione di tutti. Sì. La collaborazione ci deve essere da parte di tutti, non soltanto tra noi e l'ente, ma anche coinvolgendo tutti gli altri cittadini e associazioni. E proprio su questo coinvolgimento tra soggetti che si concentra la seconda relazione che sarà tenuta dal signor Giovanni Papaglianni,
e costituisce un vero e proprio monito nei confronti della comunità asilana, sia per denunciare uno stato di abbandono che vige in molte aree silane, sia al tempo stesso per richiamare tutti ad assumersi le responsabilità. E il signor Papagianni esporrà infatti la relazione riconoscimenti UNESCO, quale responsabilità conseguono per classi dirigenti, associazioni e cittadini, è membro del comitato promotore Club per l'UNESCO. Inizialmente ha prestato servizio come insegnante nella scuola elementare, successivamente nella segreteria del primo circolo di San Giovanni in Fiore, oggi in pensione ma attivissimo nella comunità sangiovannese, in quanto oltre ad essere membro del nostro comitato è impegnato anche nell'associazione Heritage Calabria e Impegno Civile. A lei la parola. Buonasera. Buonasera e benvenuti a tutti. Ringrazio anch'io i nostri prestigiosi ospiti che ci hanno onorato della loro presenza e del loro contributo. Detto questo, vi confesso che il primo pensiero che mi suggeriscono quelle sedie vuote è che bisogna lavorare molto di più per sensibilizzare i nostri concittadini e le istituzioni che operano sul territorio silano. Ma il primo pensiero che suscitano le immagini che abbiamo visto poco fa sono del tipo quanto è bella la nostra realtà naturale. Subito dopo la mente ricorda quante volte ci si è chiesti come valorizzare al meglio tanta bellezza. I più anziani ricorderanno come man mano che nei decenni scorsi ci si è inoltrati nel tempo del consumismo, in molti si sono chiesto con sempre maggiore insistenza come riuscire a conservare l'integrità naturale della sila, potendo contare nei tempi più recenti anche dello strumento Ente Parco. Da qualche anno, grazie alle iniziative appunto dell'Ente Parco, si discute invece di una circostanza di eccezionale importanza, ovvero dell'inserimento della sila fra le aree MAB dell'UNESCO e più recentemente del possibile riconoscimento del Parco Nazionale della Sila come patrimonio mondiale, con il che l'idea che la sila sia una realtà di grande valore viene solennemente riconosciuta a livello planetario. Questi due elementi di novità, il riconoscimento UNESCO, pongono tutti noi davanti ad un bivio: o ci organizziamo come individui e come comunità attraverso le istituzioni che la governano in modo da giustificare, completare e mantenere questi riconoscimenti, introducendo nelle nostre abitudini, nei nostri comportamenti e nei nostri regolamenti locali i cambiamenti necessari, oppure facciamo finta che il problema non esista e proseguiamo nelle consuetudini di sempre. In questa seconda ipotesi dobbiamo però essere tutti consapevoli del rischio fortissimo che possano svanire sia il primo che il secondo riconoscimento UNESCO, poiché è facile rendersi conto di come gli attuali andazzi protratti nel tempo siano assolutamente incompatibili con l'idea stessa di area MAB o di patrimonio mondiale. Ed è bene sapere che la eliminazione dalle liste UNESCO è una procedura tutt'altro che infrequente. Il danno di immagine che deriverebbe da questa sciagurata eventualità è facilmente intuibile per chiunque. Perché si possa più facilmente capire la preoccupazione che il comitato promotore vuole manifestare con questo convegno, vi invito a richiamare alla mente ciò che sarà capitato a tutti di vedere andando in giro per la sila. Abbiamo tutti visto materiale di ogni sorta, abbandonati nei boschi, nei prati, nei luoghi di bivacco, di picchinecchi, sotto i ponti, per le strade, nei fiumi, insomma dappertutto pneumatici, cumuli di rifiuti dell'edilizia, pannelli di amianto, divani demoliti, materassi, elettrodomestici più vari, cucine, frigoriferi, televisori, buste di spazzatura gettate alla rinfusa, bottiglie di plastica e di vetro disseminati ovunque, e tutti avranno provato lo stesso disgusto, la stessa rabbia, la stessa preoccupazione per quello che queste aggressioni possono provocare non solo per l'ambiente ma anche per la nostra salute.
In alcuni contesti si aggiunge anche l'impressione di una eccessiva cementificazione o di un disboscamento esagerato o la sensazione di assenza di legalità. Questo convegno scaturisce appunto dalla contrapposizione violenta, brutale, fra ciò che evoca il concetto di riconoscimento UNESCO e lo spettacolo di quanto la realtà ci propone. D'altronde questo problema non è una esclusiva della SILA. I servizi televisivi delle varie reti ci danno quotidianamente informazioni di situazioni analoghe, se non peggiori, nelle più disparate località italiane, dalla Lombardia alla Sicilia. Tutto questo attesta della superficialità e della miopia, se non peggio, con la quale le classi dirigenti hanno sempre guardato alla complessità, alla delicatezza, alla pericolosità ed all'urgenza dei problemi connessi con la eliminazione dei rifiuti, che richiede invece la massima attenzione, il massimo impegno di energie e di risorse in Italia come in Calabria ed in Sila. Del resto la organizzazione di due belle maxi discariche, una a Celico, l'altra a San Giovanni in Fiore, a disposizione della sciatteria dell'intera provincia, non fanno che confermare questa nostra convinzione. La Sila, oltre che la nostra dimora, costituisce anche con la sua integrità la nostra unica risorsa economica. Le poche attività che vi possono essere sviluppate, da quella turistica a quelle agro-silvo-pastorali, poggiano esclusivamente sulla qualità del suolo e del soprassuolo, sull'equilibrio del suo ecosistema, sulla particolarità del suo paesaggio, oltre che sulla qualità dell'aria che vi si respira. E nasce da qui il bisogno di promuovere momenti di riflessione comune, nei quali coinvolgere potenzialmente tutti gli abitanti dell'altopiano, le associazioni e le istituzioni che ne operano, perché insieme si possano affrontare ed approfondire i problemi e tentare di individuare qualche soluzione. Ed allora vediamo gli obiettivi che il convegno di questa sera si prefigge, partendo dal presupposto che solo uomini e donne pienamente consapevoli dei problemi possono contribuire alla loro soluzione. Il primo obiettivo è quello di far crescere fra i cittadini e le loro associazioni la consapevolezza della importanza e del valore della nostra Sila e della conseguente necessità di un radicale cambiamento nei comportamenti di tutti rispetto alla salvaguardia di questo ambiente naturale, come premessa ad ogni ipotesi di valorizzazione e di sviluppo, di cui si potrà ovviamente parlare in un altro momento. Il secondo obiettivo è quello di far crescere nelle classi dirigenti del comprensorio silano ed in particolare fra gli amministratori municipali dei 72 comuni compresi nell'area inserita nella lista MAB dell'UNESCO, la consapevolezza della enorme importanza rappresentata dai riconoscimenti UNESCO e della conseguente necessità di individuare i modi attraverso i quali realizzare la necessaria unità di intenti, onde sia possibile porre in essere tutte le azioni che dovessero ritenersi utili per contrastare le aggressioni di cui abbiamo parlato. Allargando il ragionamento al complesso del territorio inserito nell'area MAP e quindi considerando anche i centri urbani della Sila, appare a noi evidente l'opportunità di spronare le autorità municipali dei 72 comuni ad introdurre nei regolamenti comunali relativi alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti modifiche che avviino logiche di premialità verso comportamenti virtuosi e che rafforzino il sistema di controllo e sanzionatorio verso quelli sbagliati. La gamma degli interventi possibili al riguardo è vasta e varia. Voglio indicarne a modo esempio solo uno. Se si riuscisse a San Giovanni in Fiore, come negli altri comuni, a modificare i regolamenti e le disposizioni comunali per adottare nella tassazione relativa al servizio di smaltimento dei rifiuti una riduzione di imposta per i cittadini virtuosi, per esempio per coloro che hanno cura per la differenziazione, con l'utilizzo di apposita compostaia per gli scarti vegetali o con il regolare conferimento dei materiali riciclabili, plastica, carta, alluminio umido, eccetera, agli operatori del settore, e analoga riduzione di imposta fosse prevista per quelle imprese, come ad esempio fiorai e fruttivendoli, che fossero disponibili a coordinarsi con eventuali altre imprese che avessero l'obiettivo di trasformare e valorizzare gli scarti vegetali per la produzione ad esempio di compost o per un impianto di lombricoltura, si conseguirebbero quattro diversi e importanti obiettivi. Primo, riduzione dei conferimenti alla discarica tale e quale, obiettivo questo di primaria e fondamentale importanza. Secondo, un possibile stimolo per la nascita di nuove imprese. Terzo, la trasformazione in ricchezza di scarti altrimenti destinati alla discarica.
Quarto, un contributo alla salute dell'ambiente nella logica dello sviluppo sostenibile. Sempre in relazione a questo aspetto potrebbe essere a nostro avviso molto importante spronare le istituzioni, le associazioni e gli operatori del settore a concordare modalità organizzative mediante le quali sia possibile rendere il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti sempre più consono alle giuste esigenze dei cittadini, ma siano contemporaneamente sempre più rispettose dell'ambiente. Chiunque può trovarsi nella necessità di conferire nell'arco della giornata lavorativa materiali di varia natura, del tipo ingombranti o altro ancora, ma non esiste, almeno qui a San Giovanni in Fiore, la possibilità di conferire questi materiali perché non esiste un'isola ecologica vera e propria. Il conferimento finora volontariamente e meritoriamente consentito dalla cooperativa Città Pulita aveva giocoforza orari strettissimi e non fissi. Inoltre il servizio relativo alla raccolta a domicilio degli ingombranti era previsto solo nel centro urbano, mentre per le abitazioni che sono poste fuori dal centro urbano non c'è stata questa possibilità, anche se bisogna riconoscere che negli anni più recenti anche questo tipo di raccolta è stato meritoriamente e volontariamente svolto dalla cooperativa Città Pulita. Ma il risultato del servizio così organizzato, unitamente alla sciatteria di molti utenti e l'abbandono di materiali ingombranti e simili nei posti più disparati della sigla, con concentrazione particolarmente forte in alcuni punti, come a San Bernardo. Ci sembra assolutamente necessario ed anche possibile porre rimedio a questa prassi perversa. In relazione a questo aspetto, riteniamo necessario che si proceda ad una massiccia e capillare campagna di informazione, che consenta intanto di ridurre quanto più è possibile lo spreco delle risorse che si nascondono nei diversi materiali che vengono quotidianamente eliminati, e faccia poi comprendere bene le modalità di conferimento dei diversi oggetti, assumendo come obiettivo primario quello di ridurre quanto più è possibile il conferimento in discarica. Per capire appieno quanto sia importante perseguire questo obiettivo, basta dare un'occhiata al contenuto dei vari cassonetti di raccolta. È importante quindi spiegare bene come si conferiscono correttamente gli oggetti che hanno più componenti, per esempio metallo, plastica, legno, oppure informare se sia utile differenziare i diversi tipi di plastica ed in che modo. È importante entrare nei dettagli e spiegare bene, ad esempio, in che modo si conferiscono i contenitori di vernici o smalti il cui contenuto non è esaurito ma non è più utilizzabile, o come si elimina l'olio utilizzato in cucina per fritture, o come mettere i cittadini in condizione di contribuire quotidianamente a facilitare la depurazione delle acque nere, su cui peraltro sarà necessario in seguito portare la dovuta attenzione. La casistica potrebbe essere ovviamente allungata, ma riteniamo di avere reso l'idea. Al riguardo potrebbe essere molto utile la predisposizione di uno strumento come le FAQ, le Frequently Asked Questions, insieme di domande e risposte più frequenti, magari in modalità più accessibile dal complesso dell'utenza, come per esempio quella telefonica, presso cui il cittadino animato da buone intenzioni potrebbe trovare le risposte ai suoi dubbi. Vi sono naturalmente carenze di tipo legislativo del livello nazionale, come la mancanza di una norma che obblighi al ritiro dei voti a perdere, rispetto alle quali si può solo esercitare pressione politica nei tempi e nei luoghi opportuni. Per molto altro è invece ben possibile intervenire nelle diverse realtà territoriali, come appunto una massiccia e capillare campagna di informazione con la quale non presenta tra l'altro particolari difficoltà di attuazione. Ma subito dopo la campagna di informazione occorre avviare una risoluta azione di controllo e di dissuasione. Ed è questo un compito più arduo, ma certamente non impossibile. Capiscono tutti quanto sarebbe opportuno dare vita ad un'efficace azione di contrasto rispetto ad alcuni comportamenti profondamente scorretti e diffusi. Sarà ad esempio capitato a tutti di vedere volare via da uno sportello automobilistico per le strade della città, come per quelle della sigla, un pacchetto di sigarette vuoto, una busta o anche una scatola vuota o altra ancora, magari ad opera di qualcuno che in Svizzera o in altro posto non si è mai sognato e mai si sognerebbe di fare questo. Ci sembra quindi che si possa facilmente convenire sulla opportunità che le autorità municipali verifichino se vi sia la possibilità di mettere a punto un'azione comune di contrasto mediante la videosorveglianza e con la collaborazione dei cittadini attraverso la raccolta di segnalazioni anche in forma anonima di eventuali violazioni delle norme
dedicando a questo obiettivo appositi uffici e personale. Tutto questo avrebbe a nostro avviso un sicuro effetto deterrente e probabilmente potrebbe farci incamminare in una nuova cultura del territorio. Concludendo, questo Comitato ritiene che vi siano tutte le condizioni per avviare utili sinergie e collaborazioni fra i cittadini, le associazioni e le istituzioni dell'Alto Piano Siulano. Bene, noi abbiamo voluto esporre queste nostre idee e suggerimenti perché riteniamo che non sia giusto assistere impotenti e in silenzio davanti a processi che giudichiamo negativi e potenzialmente pericolosi. E inoltre siamo profondamente convinti che da cosa nasce cosa e che la discussione libera, anche se appassionata, attorno ad un problema può produrre soluzioni valide e vantaggiose per tutti. Grazie e auguri a tutti noi. Ringraziamo il signor Papagianni per il suo intervento, per le sue parole fortemente sentite. D'altra parte, se ci identifichiamo nei luoghi, se siamo i luoghi in cui abitiamo, che frequentiamo, non possiamo solo identificarci con la suggestiva e maestosa bellezza siulana, ma anche renderci consapevoli dei comportamenti di deturpamento dell'ambiente. Questo convegno si prefigge non soltanto di esporre i riconoscimenti UNESCO, uno stato di cose, quel appunto stato di abbandono, di incuria, ma si prefigge anche di fornire delle soluzioni di intervento affinché il rifiuto da elemento di scarto possa divenire una materia di riutilizzo e quindi anche fonte di ricchezza. Questo attraverso l'applicazione di precipue metodiche. D'altra parte, nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Questo procedimento è esposto dal dottor Amerigo Beneducci, che è originario di Vibo Valentia, ha conseguito la laurea in chimica e il titolo di dottore in scienze chimiche presso ambedue presso l'Università della Calabria. È attualmente ricercatore presso il Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche dell'Unical. I suoi interessi di ricerca riguardano lo studio biofisico e biomedico dell'interazione tra microonde e sistemi biologici, nonché lo studio dei materiali compositi a base di fibre lignocellulosiche per applicazioni green. Ha instaurato diverse collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali e internazionali, è membro dell'International Liquid Crystals Society, membro della Società Chimica Italiana e membro del Consiglio Direttivo della Società Chimica Italiana Sezione Calabria. Recentemente ha partecipato alla fondazione di una società spin-off accademico denominata Siria, Servizi Integrati e Ricerca per l'Ambiente, della quale è responsabile scientifico dell'area chimica. Espone la relazione sulle metodiche rapide ed ecocompatibili per la trasformazione dei rifiuti organici ed industriali in fertilizzanti. Può prendere. Buonasera a tutti, grazie per questa introduzione. Grazie al comitato promotore per questo invito a questo convegno che ritengo veramente molto interessante. Io ho preparato una presentazione in PowerPoint, spero che riusciate a vederla, solo che le luci dovrebbero essere spente possibilmente, grazie. Ho seguito con estremo interesse gli interventi dei relatori che mi hanno preceduto e ho segnato alcune delle parole chiave che hanno contraddistinto i loro interventi. Per esempio la professoressa Ferrari ha parlato di sviluppo sostenibile, turismo sostenibile, gestione del territorio e bellezza naturalistica del parco. Ora, diciamo, quando si parla di gestione del territorio, uno dei problemi più importanti, più delicati da gestire è quello dei rifiuti, appunto. Infatti funziona, però non...
forse è troppo distante. A questa tematica, alla tematica dei materiali. Sappiamo che cosa significa plastica, eccetera, vetro. Ora, i rifiuti quindi non sono una cosa complicata, cioè non dobbiamo pensare che il rifiuto sia una cosa complicata, difficilmente gestibile. I rifiuti sono dei materiali e quindi come tali possono essere separati tra di loro ed eventualmente possono essere riciclati. Quindi sostanzialmente i rifiuti sono un problema molto semplice da affrontare. Basta separare questi materiali e poi riutilizzarli. Bene. Quindi i rifiuti non richiedono delle tecnologie avanzate. Il problema dei rifiuti non richiede delle tecnologie avanzate. Pensiamo per esempio agli inceneritori, che costano tantissimo e che servono a bruciare questi rifiuti, ma che producono un po' di energia, è vero, ma producono anche emissioni gassose e anche in forma di particelle. Come diceva la dottoressa Lopez, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Questo è un principio ben noto ai chimici, il principio di Lavoisier, è il principio di conservazione della massa. Quindi sostanzialmente quello che noi bruciamo non lo distruggiamo, lo trasformiamo in altre cose. Quindi lo trasformiamo in energia e in altri materiali, gas e nanoparticelle, che possono anche essere dannose. Quindi diciamo, dobbiamo convincerci del fatto che la gestione dei rifiuti non è una cosa complicata. Questo è un primo punto fondamentale. E quindi, diciamo, come vi dicevo, è sufficiente separare inizialmente tutti questi materiali per poi riutilizzarli. Ora, il problema vero è rappresentato dalla parte umida dei rifiuti. Come vedremo più avanti, di questo problema ne parleremo diffusamente più avanti. Ora, diciamo, un'area come il Parco Nazionale, e quindi diciamo, un'area che è anche più estesa come quella del MAB, non può, secondo me, esimersi dall'aderire alla strategia rifiuti zero. Non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare di questa strategia, che è stata per anni supportata da Paul Connett. Paul Connett è un chimico degli Stati Uniti, insegna in una delle università di New York, ed è uno dei promotori principali della strategia rifiuti zero. E qui ho riportato soltanto 4 dei 10 punti fondamentali di questa strategia. Qual è la strategia di zero? Organizzare una raccolta differenziata, ma questa raccolta differenziata deve essere una raccolta differenziata porta a porta. Questi sono i 4 magnifici quadri, questi cassonetti di diverso colore, vengono definiti magnifici 4 perché in questi cassonetti si separano i materiali di cui abbiamo parlato prima. Il terzo step fondamentale è la realizzazione di impianti di compostaggio vicino alle aree rurali, possibilmente. Perché? Perché è chiaro che poi il compost dovrà essere utilizzato dalle aziende agricole, e quindi più vicino alle aziende agricole è meglio è. E infine, diciamo, il quarto punto è la realizzazione di piattaforme impiantistiche per il riciclaggio e il recupero e la valorizzazione dei materiali da imballaggi cosiddetti, escludendo per il momento appunto i rifiuti umidi. Rifiuto zero significa sostanzialmente evitare sia gli inceneritori sia le discariche. Io sono rimasto veramente amareggiato quando ho visto quel video iniziale, quel videoclip iniziale, in cui si vedevano delle discariche a cielo aperto nel Parco Nazionale. Questa è una cosa gravissima, veramente. E allora, diciamo, la strategia di rifiuti zero, appunto, deve portare ad evitare
sia gli inceneritori, per le ragioni di cui ho parlato prima, sia le discariche. Al limite le discariche possono essere discariche di tipo transitorio, quindi devono essere dei siti di stoccaggio dei rifiuti che servono semplicemente poi per separare i vari materiali che vanno poi al riciclo. Quindi discariche transitorie. Le discariche attualmente presenti in Italia potrebbero addirittura essere bonificate e con recupero di tanti materiali che sono importantissimi, che vanno poi a a foraggiare l'industria del riciclo e quindi delle materie prime seconde, come vedremo fra un poco. Se volete, qui ho riportato anche i siti dove è possibile reperire molte informazioni. Per esempio c'è questo sito Zero Waste International Alliance o Zero Waste Italy, dove ci sono tante informazioni interessanti che si possono leggere. Ora, sono stati fatti passi veramente enormi in Italia dal punto di vista della separazione e del riciclo e quindi valorizzazione dei rifiuti da imballaggi. Quindi i rifiuti da imballaggi sono materiali cartacei, plastiche, metalli, legno, vetro, eccetera. E addirittura è nato, mi pare nel 99 se non sbaglio, un consorzio nazionale imballaggi, che è un consorzio fatto dalle imprese produttrici e utilizzatrici di materiali da imballaggi e che si chiama CONAI, e il CONAI ha raggiunto un accordo quadro con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l'ANCI, proprio sulla gestione dei rifiuti da imballaggio. Questo accordo quadro si basa essenzialmente sul principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubblica amministrazione. Quindi qui sostanzialmente abbiamo tutti responsabilità nella gestione dei rifiuti. Il produttore che deve produrre materiali da imballaggio che possono essere riciclati, quindi le industrie che producono le materie plastiche per esempio devono produrre imballaggi in plastica che possano essere poi riciclati. È inutile produrre imballaggi in materie plastiche che poi non possono essere riciclati. Se vogliamo raggiungere l'obiettivo rifiuti zero, tutto deve essere riciclabile, quindi valorizzabile. Ma anche gli utilizzatori degli imballaggi, quindi anche noi cittadini, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e quindi fare una raccolta differenziata qualitativa e quantitativa adeguata e quindi separare in maniera adeguata i vari materiali secondo le direttive locali e conferire quindi questi materiali nei vari cassonetti e questi materiali poi che fine faranno? Andranno ad essere riciclati dai consorzi di filiera. Esistono, mi pare, 6 consorzi di filiera per l'acciaio, per il vetro, per ciascuno dei materiali che abbiamo nominato precedentemente. E quindi, questo è un percorso virtuoso, perché poi i consorzi di filiera producono materiali primi, secondi, che possono essere rimessi nel mercato come materie prime e seconde, e quindi i produttori sfrutteranno questi materiali per produrre nuovi imballaggi e così via. Quindi è un circolo virtuoso molto importante che ha dato degli ottimi risultati in Italia. Questi sono dati fermi al 2013, però sono significativi, perché in Italia abbiamo raggiunto un 77% circa di tasso di recupero degli imballaggi e in questo modo abbiamo evitato la costruzione di 100 nuove discariche in tutto il territorio nazionale, ma soprattutto abbiamo evitato l'immissione nell'atmosfera di circa 125 milioni di anidride carbonica, 125 milioni di tonnellate di anidride carbonica, e abbiamo creato un comparto industriale che è molto importante, perché ha un bilancio attivo di circa 9 miliardi di euro
e dà il lavoro a circa 40.000 persone. Quindi vedete che il rifiuto da appunto rifiuto, da scarto, viene valorizzato e diventa ricchezza. Ora, quindi vi dicevo, i rifiuti da imballaggio possono essere, diciamo, separati, riciclati in maniera efficiente, basta un po' di buona volontà da parte di tutti quanti. Tuttavia, il problema vero resta ancora quello dell'umido, degli scarti umidi. Perché? Attualmente, il rifiuto umido o va negli inceneritori, viene bruciato, oppure viene utilizzato per produrre il compost. Il compost che cos'è? È una matrice organica che viene aggiunta al terreno perché contiene delle sostanze buone a far crescere le piante sostanzialmente. Ora, il processo di compostaggio, quello diciamo naturale, è sostanzialmente una biodegradazione della matrice organica di partenza. Questa biodegradazione avviene attraverso l'azione di organismi biologici che si trovano nella matrice organica stessa, quindi batteri, microrganismi di vario genere. Ci sono diverse fasi del processo di degradazione, ma è un processo, diciamo, biologico che comporta diversi problemi. Per esempio, in questo caso vi mostro un impianto di compostaggio dell'azienda Ecologia Oggi. Questo è un impianto di compostaggio industriale. Vedete, ognuna di queste scatole qui è una biocella o un biocontainer che viene riempito con i rifiuti umidi e dove avviene appunto la biodegradazione dei rifiuti umidi. Il problema qual è? Il problema è che quando siamo andati a visitare questo impianto, siamo rimasti sconvolti dalla puzza che c'era lì dentro. Perché, diciamo, c'è molta puzza? Intanto perché il processo di biodegradazione produce gas che non sono, diciamo, nocivi, però sono gas molto puzzolenti. Tuttavia, diciamo, non è l'unico problema questo, perché quando il processo non viene controllato a dovere, appunto si innescano processi secondari che portano poi però alla produzione di sostanze nocive. In quel caso, per esempio, la puzza era dovuta a una fermentazione di tipo acido che stava avvenendo nei container e che produceva appunto roba molto puzzolente e anche nociva. E allora, diciamo, i problemi del compostaggio tradizionale, sia industriale che, diciamo, quello a cielo aperto, sostanzialmente il fatto che questo processo è molto lungo, avviene in tempi dal mese ai 3-4 mesi, quindi è un processo molto lungo, e emana cattivi odori, quindi un impianto di compostaggio deve essere necessariamente fatto lontano dai centri abitati, per ovvie ragioni, ed è difficilmente controllabile dal punto di vista delle condizioni di processo. E quindi è chiaro che la comunità scientifica sta orientando verso lo sviluppo di metodologie alternative a quella del biocompostaggio, che possono appunto produrre compost di buona qualità, evitando questi problemi. E diciamo, il nostro gruppo di ricerca, che è diretto dal professore Chidichimo, e che ho dimenticato di dirvi che vi porge i suoi saluti più sinceri, è impegnato da qualche anno in questo settore. È la prima sperimentazione che abbiamo fatto, è stata basata sull'utilizzo di un metodo chimico per degradare queste matrici organiche, quindi i rifiuti umidi organici, che si basa essenzialmente sull'aggiunta di un catalizzatore
catalizzatore è una sostanza che accelera la velocità di una reazione chimica, quindi di una trasformazione chimica. Ora, questo catalizzatore è fatto da acqua ossigenata, che voi tutti conoscete, e da un po' di sale di ferro ferroso, ferro 2 cosiddetto. Che cosa succede quando aggiungiamo questo catalizzatore alla massa organica? Succede che si sviluppano dei radicali ossigeno, radicali ossidrili, che sicuramente avrete sentito perché si sviluppano anche nel nostro corpo, tant'è vero che parliamo sempre di antiossidanti, le creme antiossidanti, il succo antiossidante, eccetera. No? E allora sono proprio questi radicali, OH appunto, radicali ossidrili, che sviluppandosi all'interno della matrice organica degradano, ossidano la stessa in prodotti più stabili. Ora, diciamo, questo catalizzatore va sotto il nome di Fenton, perché è uno dei, diciamo, dei di quelli che ha proposto per primo, ma non per l'uso in compostaggio, ma per altre ragioni. E che cosa succede? Quando appunto aggiungiamo il sale di ferro 2 in presenza di acqua ossigenata, si formano questi ossidrili radicalici, cosiddetti radicali liberi, che in presenza della sostanza organica la ossidano, come dicevo prima, e la portano in uno stato di degradazione molto spinto. E che succede poi? Che la reazione del catalizzatore va avanti e a un certo punto il catalizzatore, che è questo ferro 2, questo sale di ferro 2 viene rigenerato in step successivi della reazione e quindi rientra in circolo. Va bene? Quindi agisce sempre fin tanto che il processo ossidativo non è terminato. Allora, noi abbiamo iniziato la sperimentazione a partire da rifiuti umidi provenienti da ristoranti che contenevano un po' di tutto, quindi pasta, pizza, uova, eccetera. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso questi rifiuti, li abbiamo macinati, non tanto finemente, e poi li abbiamo messi in un reattore. Questo è un reattore pilota di compostaggio, della capacità di 20 litri. Abbiamo messo in un reattore dove abbiamo controllato sia la temperatura del processo, sia la pressione del processo, e abbiamo aggiunto il nostro catalizzatore di Fenton e, diciamo, abbiamo fatto andare la reazione per circa 8 ore. Quello che è successo è che abbiamo ottenuto una matrice organica ossidata piuttosto stabile. E su questo abbiamo anche un brevetto, che non si vede, ma abbiamo un brevetto internazionale, appunto processi chimico-fisici per la produzione di fertilizzanti da rifiuti organici e anche l'impianto di produzione. Ora, diciamo, la sostanza organica ossidata, quindi, diciamo, ha delle caratteristiche che sono molto simili a quelle di un compost commerciale. Vedete, in questa tabella ho riportato il compost commerciale, va bene, con le caratteristiche elementari, quindi il contenuto di carbonio, di idrogeno, azoto, eccetera, e accanto ci sono i compost che abbiamo che siamo riusciti ad ottenere con questa tecnica, e come vedete uno dei parametri fondamentali che contraddistingue un compost è il rapporto tra il contenuto di carbonio, di atomi di carbonio, e il contenuto di atomi di azoto, il cosiddetto rapporto C su M. Se voi comprate un compost, un fertilizzante in un qualsiasi negozio di agricola, sull'etichetta leggete la composizione percentuale, dove è riportata appunto la percentuale di carbonio, azoto, idrogeno, eccetera, ma in particolare trovate il rapporto carbonio-azoto, che nei compost commerciali è inferiore a 25, questo rapporto. Allora vedete che nella matrice organica che abbiamo ottenuto con questo metodo otteniamo dei compost che sono ben al di sotto del limite
previsto per legge dal decreto legislativo 75/2010, che impone un limite di 25 per questo rapporto percentuale carbonio-azoto. Quindi, diciamo, incoraggiati da questi risultati, siamo andati avanti nella sperimentazione e abbiamo detto: ma perché limitarci a, diciamo, a produrre compost da rifiuti organici dei ristoranti? Proviamo a vedere se riusciamo a diciamo, utilizzare altre matrici organiche di partenza, rifiuti organici di partenza. E quindi nel progetto Sireia siamo andati a utilizzare matrici di varia natura, per esempio digestati dalla fattoria della pianta, digestati da anaerobici, da impianti di produzione di metano anaerobico, quindi questi digestati sono digestati che in partenza provenivano da scarti agroindustriali e quindi contenevano quindi siero di latte, agrumi, passazzo d'agrumi, stanza d'oliva, eccetera. Quindi, quindi diciamo, aziende agricole anche del territorio potrebbero essere interessate a intervenire in una sperimentazione di questo tipo. E poi abbiamo anche utilizzato matrice di digestato proveniente dalla digestione anaerobica di reflui zootecnici. In questo caso abbiamo avuto una collaborazione con la società agricola dei fratelli Aceto di Bisignano. Abbiamo utilizzato anche matrice proveniente da fanghi civili biologici, cioè fanghi provenienti dalla depurazione di reflui civili industriali, sempre provenienti da un impianto ubicato nel comune di Bisignano, gestito dalla Consuleco. E poi abbiamo fatto varie prove di mescole che vi descriverò adesso brevemente. E quindi, diciamo, qui vi mostro in questa slide, vedete, questi sono i fanghi di partenza, alcuni dei fanghi di partenza, questi sono diciamo, le sostanze che costituiscono il nostro reattivo chimico, che ossida la matrice, il reattivo di Fenton, e questo è l'apparato sperimentale che abbiamo appunto messo a punto nei nostri laboratori. Vedete, qui abbiamo un reattorino dove viene introdotto il rifiuto. Questo è un agitatore controllato elettricamente, che permette l'agitazione attraverso queste pale, il mescolamento della matrice organica, e diciamo, il tutto viene immerso in un bagno termostatato, quindi a una temperatura controllata, e diciamo, con anche prelievo dei fumi di scarico provenienti dal processo di compostaggio chimico. E questi sono i test chimici che vengono fatti per caratterizzare la matrice organica risultante dall'ossidazione. Quindi abbiamo analisi elementari per determinare la percentuale degli elementi carbonio, azoto, idrogeno e zolfo. Poi c'è un test odorimetrico che è molto importante, perché il test odorimetrico ci consente di capire se la matrice organica che stiamo annusando è puzzolente oppure no, emana cattivi odori, e soprattutto se è stabile. Perché? Perché una matrice stabile lo deve essere anche nel tempo, e quindi anche dopo riumidificazione. E quindi, prendendo la matrice ossidata col metodo chimico e riumidificandola dopo un certo tempo, se osserviamo che la matrice è stabile, non deve produrre odori molesti, odori cattivi. E quindi, diciamo, queste sono il test odorimetrico, si basa su questo. Nel test odorimetrico si danno degli score da 1 a 3. Lo score numero 3 è quello che, diciamo, rappresenta il massimo grado di compost puzzolente, se volete. Il grado 1 è quello diciamo più basso. E diciamo, altre caratterizzazioni sono molto importanti, sono l'analisi gas cromatografica e spettrometria di massa, che permette di determinare la qualità delle sostanze che sono presenti
delle sostanze organiche che sono presenti nella matrice ossidata finale, e anche l'analisi ICP-MS, che permette di fare un'analisi elementare su tutto lo spettro, su tutta la tavola periodica sostanzialmente, e quindi ci consente per esempio di andare ad individuare la presenza di metalli pesanti nella matrice ossidata. Ora, questi sono esempi di fango stabilizzato chimicamente, questi sono anche altri esempi di fango, di fanghi stabilizzati provenienti da digestati anaerobici della fattoria della Piana. Ora, come vi dicevo, ecco, questa è una tabella che illustra il testo dolimetrico su quei fanghi che abbiamo visto prima, vedete? Allora, è chiaro che non tutte le condizioni di processo utilizzate sono buone per produrre della matrice stabilizzata, della matrice organica che non puzza, che non emana cattivi odori. Però, se voi vedete, in questa tabella ci sono dei campioni che hanno dato degli ottimi risultati, sia degli ottimi risultati in termini di testo odorimetrico, anche quando la massa veniva riumidificata. Va bene? Anche qui abbiamo fatto il test odorimetrico sulle matrici derivanti dai fanghi biologici, i depuratori civili, e anche qui, a seconda delle condizioni sperimentali utilizzate, si possono ottenere dei fanghi stabilizzati che non danno puzza, per esempio in questo caso o in quest'altro, o fanghi stabilizzati che invece purtroppo danno puzza. Quindi la sperimentazione serve appunto per trovare le condizioni ottimali di processo per produrre dei fanghi ossidati che siano stabili. Non solo, ma ecco, questa è una tabella invece che illustra il famoso rapporto percentuale carbonio-azoto, e qui vedete che questo rapporto è molto minore di 25, decreto legislativo di cui ho parlato prima, nel caso dei campioni provenienti dai refugi. Quindi qui si ottengono delle matrici stabilizzate che hanno un rapporto carbonio-azoto molto basso. Ora, non è sempre così però. Se andiamo a vedere, il rapporto carbonio-azoto è in molti casi maggiore di 25, vedete, nei digestati anaerobici spesso è maggiore di 25, anzi quasi sempre maggiore di 25, tranne che nei reflui civili. E allora, lo sperimentatore deve essere anche in grado di capire come gestire le masse organiche grezze in ingresso. E allora l'idea è di mescolare i reflui civili, che hanno un bassissimo contenuto, un bassissimo rapporto carbonio-azoto, con le altre masse in ingresso, dei digestati anaerobici, è stata molto interessante, perché se voi vedete in basso alla tabella le mescole opportunamente formate con il 75% di digestato da impianti zootecnici e il 25% di reflui civili ha fornito degli ottimi risultati in termini appunto di rapporto carbonio-azoto, che è risultato essere quasi sempre inferiore a 25, e anche nell'altro caso, mescolando i reflui da impianti civili e i digestati anaerobici da aziende agroalimentari, al 50%, anche qui abbiamo ottenuto degli ottimi risultati in termini di rapporto carbonio-azoto. Questo è dovuto al fatto che in questi ultimi casi il rapporto carbonio-azoto è dovuto a un forte aumento della percentuale di azoto nei fanghi stabilizzati. Infatti, se confrontiamo questa percentuale nel fango tal quale, nel fango mescolato, osserviamo che c'è un incremento di quasi 3 volte della percentuale di azoto in un caso e di 1,5 volte nell'altro. E questo fa sì che il rapporto carbonio-azoto diminuisca
significativamente, e quindi che rispetti i limiti di legge previsti dal decreto legge appunto 75/2010. Con i fanghi stabilizzati, abbiamo fatto anche delle prove, dei test cosiddetti di germinazione, cioè abbiamo preso i semi di crescione, l'Epidium sativum, abbiamo creato degli estratti acquosi dei fanghi stabilizzati e abbiamo messo in coltura i semi del crescione e li abbiamo monitorati nel tempo per vedere cosa succedeva. Ovviamente abbiamo fatto un bianco contro l'acqua distillata, cioè seminando i semi di crescione in acqua distillata per conforto, e diciamo queste sono le condizioni operative, e abbiamo valutato l'indice di germinazione, che sostanzialmente è dato da questa formula che è un rapporto tra due prodotti che contengono il valore medio dei semi germinati, cioè il valore medio, il numero di semi germinati in media, e la lunghezza, l'C sta per lunghezza delle radici prodotte da ogni seme in media, contro quello del bianco. Questo indice di germinazione va in percentuale e come potete vedere da questa tabella si ottengono in determinate condizioni di processo degli estratti che consentono un indice di germinazione superiore al 100%. Quindi vuol dire che non solo gli estratti acquosi non sono tossici, ma che semmai stimolano in maniera ottimale la germinazione di questi semi. Mentre invece ci sono altri campioni dove l'indice di germinazione è maggiore del 60%, i casi di 4, di 5 e di 6, vedete, di 4, di 5 e di 6, e quindi rispettano il decreto legislativo 75 del 2010, che impone per il compost un indice di germinazione percentuale maggiore o uguale al 60% e un pH degli estratti pari a 6, compreso nell'intervallo 6, 8 e 5, e questi rientrano tutti, come vedete. E poi ci sono dei campioni invece che sono al di sotto dell'indice di germinazione del 60%, e quindi qui si può pensare che questi estratti acquosi abbiano una certa fitotossicità nei confronti della crescita della germinazione. In realtà poi l'interpretazione che abbiamo dato noi è che questo indice di germinazione è molto basso a causa dell'altissimo rapporto carbonio-azoto, come abbiamo visto prima in questi campioni. Il rapporto carbonio-azoto è molto superiore a 25 e questo sfavorisce la germinazione dei semi. Bene. E quindi c'è una bassissima percentuale di azoto, e quindi voi sapete che l'azoto è molto importante, le sostanze azotate sono molto importanti nel compost, nei fertilizzanti in genere, per la germinazione. Ora, tutto questo scaturisce in uno sviluppo progettuale molto interessante, perché proprio recentemente ci è stato approvato un progetto dal MISE, dal MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, un progetto nell'ambito del bando PON, Imprese e Competitività, che è stato presentato dall'azienda Ecologia Oggi. Voi sapete che Ecologia Oggi è uno dei leader calabresi per la gestione dello smaltimento dei rifiuti, che ha sede alla Lamezia Terme. Il partner scientifico di questo progetto, che ha un valore complessivo di 5 milioni di euro, è il Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche dell'Unica, dell'Università della Calabria. E in particolare il responsabile scientifico è proprio il professor Giuseppe Chirichimo. L'obiettivo, il titolo di questo progetto è la realizzazione e sperimentazione di impianti pilota per il fast composting. Come dicevo, noi abbiamo messo a punto un fast composting perché in 8 ore circa riusciamo a stabilizzare i rifiuti organici di partenza
e produrre un compost che ha delle caratteristiche proprio di compost, no? E quindi, diciamo, l'obiettivo principale del progetto qual è? È quello di realizzare il primo impianto pilota di fast composting di tipo chimico in Calabria. E l'azienda Ecologia Oggi è, diciamo, fortemente intenzionata a investire circa il 50% di questi 5 milioni di euro sono di cofinanziamento, attenzione. Quindi in realtà il finanziamento del Ministero è di 2 milioni e mezzo. Tutto il resto va a cofinanziamento, quindi l'azienda Ecologia Oggi finanzia di tasca propria una buona fetta del progetto per realizzare questo impianto pilota, quindi un impianto industriale per la valorizzazione dei rifiuti organici, quindi un primo esperimento pilota a livello industriale di fast composting che si fa credo nel mondo. Attenzione, quindi io spero che questo progetto porti a dei risultati diciamo significativi, perché questo potrebbe essere un primo esempio che poi può essere esportato non solo in Italia ma in tutto il mondo. E quindi diciamo io concluderei con questo auspicio e vi ringrazio per l'attenzione. Ringraziamo per il suo utile contributo e prima di passare la parola all'altro relatore diamo la parola al vice sindaco, l'ingegnere Luigi Scarcelli, che ci ha raggiunto poco prima, e quindi diamo la possibilità di fare dei saluti. All'avvocato, me ne perdonerà. Intanto vi chiedo scusa per essere arrivato in ritardo, ma è stato un problema di comunicazione di orario. Sapevo alle 18.30, ma ero all'entepalco, quindi giustificato dalla dottoressa. Ci stavamo occupando in parte anche di MAB, perché stiamo avviando, ma già da tempo l'Enteparco aveva avviato un programma che si chiama PLL Sila Lavoro, rivolto a 30 giovani laureati del territorio, non solo nostro, San Giovanni in Fiore, ma della comunità del parco. E la notizia che oggi abbiamo potuto confermare insieme al direttore è che il logo dell'area MAB sarà messo su quello del PLL, proprio perché il MAB sigla non è solo un loghetto messo su una campagna pubblicitaria, ma promuove le buone pratiche, e in questo senso quello di promuovere la buona pratica per favorire che giovani laureati della nostra comunità, ma delle comunità dell'area parco, riescano a studiare all'estero o in Italia, sceglieranno loro dove andare, e poi trasferire qui le loro competenze che vadano a favorire la unione di imprese, le filiere nell'agroalimentare e il consumo a chilometro zero. Allora questo è un obiettivo pienamente corrispondente a quello che sono i principi delle aree MAP, che promuovono le buone pratiche, l'ecologia, ma anche il consumo sostenibile e tutto quello che è rivolto ad una essere coscienti e partecipi dell'ambiente dove ci si trova. Oggi l'abbiamo confermato con il direttore, abbiamo visto che l'obiettivo è attinente e quindi l'abbiamo confermato. Io ho seguito l'area MAP e quindi vi porto questo subito all'ingresso nel mio incarico da vice sindaco. Ho visto l'impegno che l'ente parco ha messo in tutto questo e mi è piaciuto tantissimo quello che è stato il fare comunità, perché l'area MAP ha creato questa comunità di tanti comuni, di tante stakeholder, ormai si usa l'inglese in questo nostro mondo, si tralascia nei termini italiani, che si sono impegnate tantissimo. L'ultimo esempio di impegno, prima il dottore diceva avete visto delle discariche in Sila, quest'estate l'ente parco insieme alla comunità dell'ente parco ha fatto un lavoro eccezionale di pulizia del territorio della Sila. Anche noi come comune di San Giovanni in Fiore abbiamo messo del nostro, ma sono state tantissime le associazioni e dalla Sila abbiamo tolto un bel po' di rifiuti, ma i rifiuti non vanno in Sila. Difatti l'ispettore degli USN è stato meravigliato dell'area della Sila
completamente pulita. Ma i rifiuti non vanno là perché arrivano dal nord i famosi camion con carichi e carichi di rifiuti. È un mito che dobbiamo sfatare, anche questo, perché queste sono anche pubblicità negative riferite al territorio. È un mito che va sfatato in tutto e per tutto. I rifiuti sono di carattere, perché la Sila voi la conoscete benissimo, la si può battere palmo a palmo. Chiunque di noi si può fare una passeggiata nei vari sentieri, ne abbiamo 700 km quanti di sentieri, quindi è praticamente un territorio da esplorare completamente, e andando a camminare nei vari territori potrete controllare se effettivamente ci sono gli scarichi, i fantomatici scarichi di camion di rifiuti. No, c'è un problema di fondo, andare a portare da parte del singolo cittadino il proprio rifiuto in un'area che non si sa neanche come si arriva lì. E portarlo lì vuol dire che è una questione di educazione ambientale. Allora lì entra in gioco anche l'area MAB e tutti insieme promuovere una coscienza ecologica e un modello di sviluppo alternativo a quello che è il consumo to cure di tutto quello che ci viene. Il mondo è nostro, fare il consumo zero dipende da noi, dalle buone pratiche che ognuno di noi mette proprio all'interno della propria famiglia, del proprio luogo di lavoro, e così possiamo sperare di lasciare a chi viene dopo di noi, come si dice, le stesse capacità di scelta che abbiamo avuto oggi noi, se non migliorarle, cioè avere delle risorse pari almeno a quelle che abbiamo noi oggi, senza che noi le consumiamo e lasciamo alla generazione futura un po' di risorse in meno rispetto a quello che abbiamo. Il convegno di oggi mi piace molto, sono ritornato un po' ad ingegneria chimica applicata nel mio periodo universitario, perché ho fatto anche queste cose, e spero che sia interessante anche per voi e vi lascio ai relatori. Ringraziamo il Vice Sindaco per il suo saluto. Prima il professor Beneducci ci ha portato i saluti del professore Chidichimo e noi in qualità di comitato ricambiamo i saluti e gli auguriamo pronta guarigione. Ora passiamo all'ultima relazione concernente il bene primario, il bene supremo dell'individuo che è la salute, quindi cambiamo in parte registro in quanto la materia della salute non può lasciarci inermi e impassibili. Il rifiuto quindi non deve essere unicamente rimosso per questioni di carattere estetico, quindi una tutela che valga a far sì che la bellezza dell'ambiente riemerga. Non può essere neanche soltanto concepito in una dimensione economica di riciclo, ma deve essere anche concepito come un elemento di inquinamento che è causa diretta di malattie. E appunto la relazione che sarà tenuta dal prossimo relatore riguarda l'inquinamento e salute umana. Il dottor Bruno Oliverio è laureato in medicina e chirurgia presso l'Università di Padova, è membro della SIA, Società Italiana di Alcologia, nonché fondatore responsabile del servizio Alcologia San Giovanni in Fiore. È impegnato nel sociale in qualità di socio fondatore del Circolo Culturale Impegno Civile, con delega per la sezione SILA Nostra, nonché socio di Heritage Calabria e membro del comitato promotore. A lei la parola. Grazie, buonasera a tutti. Vi ringrazio ovviamente per la presenza e ovviamente ringrazio in modo particolare i relatori che mi hanno preceduto. Allora, io non voglio farvi spaventare, però voglio soltanto, non è colpa mia, se l'Agenzia Europea per la Salute e per l'Ambiente ha comunicato per il 2014 solo ed esclusivamente per l'inquinamento atmosferico 47.600 morti in Europa, di cui 6.000 in Italia. Questi numeri già dovrebbero farci capire che il discorso non è tanto per farlo, ma è un discorso molto ma molto serio. Ma, ricordo quello che ho appena detto, cioè che sono 46.600 morti solo per l'inquinamento atmosferico. Non teniamo conto ovviamente dell'inquinamento marino, delle acque, del suolo, dell'inquinamento acustico e così via. L'argomento che dovrei trattare è un argomento molto vasto, cioè è impossibile pensare che magari in un periodo di tempo, 20 minuti, mezz'ora, si possa diciamo esplicare in un modo esauriente un argomento appunto così tanto vasto, perché pertanto io ho pensato di concentrare il mio discorso e limitarlo su due o tre fenomeni che sono un po' nell'orecchio di tutti, quali per esempio il buco dell'ozono, il
sul riscaldamento della terra, i radicali liberi di cui un po' aveva accennato anche il professore qui, in modo tale da avere, da dare dei messaggi che possono restare un pochino, diciamo, nella mente di tutti e che possono essere recepiti e trasferiti anche al di fuori di questa sala, con gli amici, i parenti, amici e figlioli. Okay? Allora, l'argomento che mi è interessato un pochino di più è appunto il buco dell'ozono. Il buco dell'ozono che cos'è? Allora, intanto dobbiamo dire che cos'è l'ozono. L'ozono è un gas formato da tre molecole di ossigeno che si trova nella stratosfera, cioè nella parte più alta della nostra, dell'atmosfera, che ha uno spessore di 25 km. L'ozono, così, è nato praticamente a nostro beneficio per trattenere i raggi ultravioletti che provengono dal Sole, e in modo particolare quelli di tipo A e di tipo B, di tipo C, mentre lascia passare un pochino facilmente quelli di tipo A, che fra l'altro sono anche per noi, diciamo, positivi, visto che fanno sì che la vitamina D, che è, diciamo, importantissima per le nostre strutture ossea, da forma inattiva di 2 passa a diventare di 3 forma attiva. Allora, perché si è formato il buco dell'ozono? Perché l'ozono lo stato dell'ozono è importantissimo? Perché venendo meno questa attività di filtro per questi raggi ultravioletti, possono susseguire per noi e susseguono per noi patologie molto importanti, soprattutto per la nostra cute. Ora, non è che io qui finora si è parlato un pochino così senza dare molte paure, però qui dobbiamo capire che mancando questo filtro dell'ozono ci ritroviamo ad avere dei tumori abbastanza cattiverli, tipo basilomi, carcinomi e forse, qui c'è pure un collega, il melanoma, che è detto di tutti, è il tumore più cattivo in assoluto. Questo perché si verifica, cioè questa mancanza di filtro dell'ozono? Perché purtroppo siamo stati capaci di fare quello che da noi alcune volte viene detto, viene a indicare una stupidaggine, cioè noi penso che siamo detto anche non solo uno strano, cioè quando uno fa una cosa stupida, cioè ha fatto un buco nell'acqua, noi siamo stati capaci di fare anche un buco nell'aria. E ovviamente questo non solo un buco ma anche una riduzione dello strato dell'ozono. E questo si è verificato perché siamo stati capaci in decenni di mettere nell'aria alcune sostanze, vengono dette in sigla CFC, come clorofluorocarboni, che normalmente vengono utilizzate, o adesso un pochino meno a dire il vero, ma in alcune realtà tipo Cina, India, questi paesi un pochino meno sviluppati che non i nostri, vengono utilizzati come liquidi nell'impianto di raffreddamento per i frigoriferi, oppure anche nelle bombolette spray per quanto riguarda deodoranti, lacche e così via. Il passaggio di questi gas verso l'ozono fa sì che l'ozono perde quella caratteristica, io lo dico un po' molto più semplice, forse potrebbe anche dirci qualcosa di più, però questo passaggio, questa unione di questi gas che noi abbiamo mandato nell'aria con l'ozono fanno sì che l'ozono perde questa sua qualità di filtro, diciamo. Di conseguenza abbiamo il passaggio di questi raggi ultravioletti cattivi che arrivando sulla nostra pelle determinano quello che dicevo prima. Questo non è solo l'unico danno, perché purtroppo questo passaggio di raggi ultravioletti determina anche dei danni per quanto riguarda la vegetazione. Infatti si ha anche un'inibizione della sintesi clorofiliana, per cui molte piante crescono non solo lentamente, ma addirittura perdono anche la possibilità di dare dei frutti. Questo vale anche per il fitoplancton marino, e quindi si viene a perdere, diciamo, quella filiera alimentare anche nel mare. Questo è il primo. Non voglio farvi spaventare, però io non ho dati da dare o formule chimiche. Io penso che sia opportuno da parte mia dare questi messaggi, perché l'inquinamento non è solo un discorso di vedere il frigorifero e il materasso ributtato per terra, ma l'inquinamento poi determina queste situazioni qui, situazioni mortali. Ritornando
al buco dell'ozono, e cioè lasciando il buco dell'ozono e tornando all'inquinamento atmosferico, tutti quanti abbiamo sentito un pochino dire, per esempio, quello che succede in alcune zone tipo Marghera, Taranto, più vicino a noi, queste zone qui sono state, diciamo, veramente da una parte fortunate per quanto riguarda l'attività lavorativa, ma dal punto di vista della salute sono state veramente, diciamo, disgraziate, no? Questo l'ho letto un po' di giorni fa, proprio perché ho cercato di leggere qualcosa da pure io. Per esempio, nella zona di Taranto, nell'Ilva, tra gli anni 70 e gli anni 90, 92-93, c'è stata una squadra di calcio prima e seconda categoria che si chiamava Ilva Football Club. Dal 70 al 94 si sono succeduti 111 calciatori, tutti dipendenti dell'Ilva. Nel 2014, al 2014 sono morti 98 su 111. Ovviamente non per incidente della strada, ma tutti per tumori. I bambini della zona di Taranto, i bambini in età pediatrica, hanno una percentuale del 60% in più di stare poco bene, ma non a livello di influenza o raffreddore, per tumori 60 volte in più rispetto alle altre realtà italiane. E qui bisognerebbe fare anche un inciso, no? Cioè, nel senso che, pur avendo questa percentuale altissima di persone così tanto ammalate, come anche per quanto riguarda il tumore dei polmoni, non esiste nella zona di Taranto né un reparto di chirurgia toracica, neanche un reparto di oncoematologia. Questo dovrebbe farci riflettere. Per quale motivo ovviamente si sono verificate queste situazioni qui? Perché abbiamo messo nell'aria, un po' per, diciamo, a scopo energetico, abbiamo sfruttato i derivati del carbone, del petrolio, e immesso nell'aria anche altre sostanze, metalli pesanti, benzene, piombo, che sono responsabili anche in modo particolare non solo dei tumori del polmone, ma anche dei linfomi, delle leucemie, e addirittura adesso si è visto di recente che praticamente per quanto riguarda il benzene, che è stato utilizzato fino a pochissimo tempo fa come tentativa di piombo, come è stato utilizzato come tentativa di piombo come ottani, cioè come potenziale a benzina, per la sterilità maschile. La sterilità maschile nelle zone in cui questa sostanza qui è abbondante o più oltre i limiti è notevolmente superiore che in un'altra zona. Mi viene da pensare anche come medico, perché fino a una decina di anni fa, forse Paolo potrà confermare, avevamo addirittura un farmaco che si chiamava calcitonina, che serve pure per la struttura ossea, diciamo così, in parole semplici, il cui veicolo che veniva espulsato nel naso, il veicolo era il benzene. Il professore potrà dirci che cosa, diciamo, ne è potuto conseguire di questa sciagurata, diciamo, iniziativa. Adesso per fortuna è sparito, l'hanno addirittura ritirato, ma probabilmente nessuno ha pagato per tutto quello che è stato creato, per tutto quello che è stato determinato in patologie umane, no? Ora, ho preso qualche appunto così, per dire che oltre, diciamo, al benzene, al piombo, si è visto che molte patologie che oggi, diciamo, purtroppo vanno quasi di moda, tipo la sclerosi multipla, l'Alzheimer, alcune di queste patologie di sicuro hanno una conseguenza legata alla massiccia presenza di piombo e di alluminio, e alcuni, diciamo, sono convinti che ci sarà pure qualcuno che ha un po' di ereditarietà, ma le malattie del sistema immunitario, tra quelle che dicevo prima, sono malattie del sistema immunitario, sclerosi multipla, Alzheimer, eccetera, sono comunque conseguenti o maggiormente presenti in questi ambienti fortemente industrializzati. Quindi noi, da una parte, possiamo ritenerci un pochino fortunati, perché ancora, nonostante tutto, non abbiamo industrie né tantomeno scarichi particolari. Veramente, nella zona di Crotone nel 2003 è stata fatta un'indagine per quanto riguarda la zona di Crotone, il mare antistante Crotone, in modo particolare la zona antistante della Pertuso, Salvatore qui mi potrà dire molto cattivi, è stato verificato una presenza di mercurio di oltre 8.000 volte, probabilmente il professore potrà considerare
quello concesso normalmente, 8.000 volte. Cioè questo, tante volte noi pensiamo di andare al mare, di fare una bella cosa, però purtroppo poi ci troviamo ad essere, di tornare a casa e magari contaminare anche, non so, quelli che ci stanno cari. Se pensiamo nel frattempo che qualcuno ha legiferato per togliere i termometri al mercurio, perché sembravano chissà che cosa, però poi nel frattempo nella zona di Crotone abbiamo una concentrazione di mercurio infinitamente grande. Io penso che al di là di quello che può essere la buona, diciamo, educazione, il sentimento ecologistico di ognuno di noi, penso che per quanto riguarda, diciamo, le autorità, la legge, c'è poco ancora, poco controllo, ci lasciano un pochino in balia di chi vuole approfittare della situazione, un pochino di marasma dal punto di vista politico, all'italiana, insomma. E ho detto anche il punto del discorso del professore del Tafur, e poi bisogna dire anche che il surriscaldamento della terra legato al ambiente, come si chiama, non al buco della zona, all'effetto serra, sta determinando ulteriori morti. Adesso io non voglio fare, diciamo, quasi il becchino, no? Però lo scioglimento dei ghiacciai che ha portato, che sta portando anche all'innalzamento del livello del mare, con possibilità di alcune città, per esempio Venezia, di poter essere sommerse, ha portato ad una certa frequenza anche nei nostri territori che erano esenti da questo tipo di sciagura, di tifoni, uragani. Abbiamo avuto proprio in questi ultimi anni presenza di uragani e tifoni proprio fino a Roma, anche a Napoli ce n'è stato uno nel mese di febbraio di quest'anno. Ovviamente forse non a livello di catenina, là, tipo quello che succede in Florida, però è una visaglia che le cose stanno cambiando in un modo eccezionale. Il riscaldamento della terra sta cambiando un pochino tutto, a parte i periodi di siccità, i periodi di alluvione in alcune parti. Anche alcune malattie che erano considerate tropicali adesso si stanno spostando. Per esempio la malaria, che è una malattia prettamente tropicale, è ormai quasi endemica in alcune zone del nord-ovest degli Stati Uniti. Cioè la zanzara, che è responsabile della malaria, che prima viveva solo in alcune parti, proprio per questo, diciamo, aumento di temperatura si è trasferita nel nord-ovest degli Stati Uniti. Quindi io adesso non voglio dilungare più di tanto, non voglio farvi spaventare, perché purtroppo potrei parlare per esempio del fatto di avere la bronchite cronica, di avere la tosse, la catarro, le allergie cutanee, che sono sì sempre patologie da prendere in considerazione, perché poi chi le ha li vive anche malamente. Però dobbiamo stare attenti, non dobbiamo pensare solo che tutto questo possa essere un discorso da demandare agli altri. Dobbiamo cercare noi, ognuno di noi, di fare almeno per quello che possiamo la nostra parte. Le patologie di cui abbiamo parlato non sono caramelle, non sono neanche cioccolatini, sono patologie in cui potremmo incorrere purtroppo tutti, e di conseguenza se ognuno di noi può fare qualcosina personalmente ed essere anche portavoce di queste notizie, di queste situazioni qui, di essere poco diciamo remissivi nei confronti di tutti quelli che eventualmente possiamo conoscere come potenziali inquinanti o come inquinanti veri e propri. Io sarei del parere che lezioni o quantomeno conferenze come queste bisognerebbe fare un pochino anche nelle scuole, quasi quotidianamente, perché noi potremmo anche essere delle persone, diciamo, sensibili al discorso, però se non le trasferiamo ai nostri figli non abbiamo combinato niente. I nostri figli, io concludo per dire che ai nostri figli a scuola continuiamo ad insegnare la teoria del fanciullino di Giovanni Pascoli, con tutto il rispetto, però nel frattempo il fanciullino lo stiamo avvelenando, lo stiamo facendo morire. Finisco. Ringraziamo il dottor Oliverio per la sua analisi e non ci resta che operare con una maggiore coscienza e con maggiore consapevolezza. C'è qualcuno dei presenti che vuole fare qualche domanda ai relatori? Nessuno? Allora, prima di passare la parola a Gabriella per
il saluto finale, traggo le mie conclusioni, lo faccio con una frase di Sant'Agostino. Sant'Agostino diceva che la speranza che la, ha due bellissimi figli, lo sdegno ed il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose ed il coraggio per cambiarle. Credo che fondamentalmente un convegno assolva più un ruolo di sdegno, cioè di denuncia di uno stato di cose, però se si vuole che effettivamente qualcosa cambi è opportuno operare con coraggio e quindi invertire l'andamento e adottare le giuste soluzioni. Passo la parola a Gabriella per la conclusione. Grazie Alessia. Io credo che il convegno di questa sera sia stato molto interessante per le cose che abbiamo sentite dai nostri relatori. Abbiamo appreso le cose belle che l'Ente Parco sta facendo per far conoscere le bellezze della Sila, ma nello stesso tempo per tutelare la Sila e anche sviluppare l'economia in modo che la gente possa rimanere in questo territorio e continuare a vivere qui in questa meravigliosa realtà ambientale senza deturparla e vivendo, come dire, traendo la possibilità di vivere proprio da quelle che sono le attività che possono essere sviluppate in Sila, quindi le attività agrosilvopastorali e quello del turismo sostenibile soprattutto. Il nostro amico Giovanni Papaianni è stato veramente molto attento e profondo nell'indicare quali sono le soluzioni o comunque quello che ogni cittadino dovrebbe capire per proprio tutelare e valorizzare quelle, e conservare quelle che sono le bellezze e le peculiarità della nostra Sila. Il professor Beneducci ci ha illustrato come dal rifiuto invece si possa ottenere ricchezza e forse questo, peccato che sia andato via il vice sindaco, questo dovrebbe entrare nel sentire delle istituzioni che dovrebbero proprio perseguire questa strada, puntare al rifiuto zero, che oltre a salvaguardare il territorio e quindi anche la salute, per quello che ci ha illustrato poi l'ultimo nostro relatore, il dottor Oliverio, ma porta anche sviluppo, porta ricchezza, perché con il riutilizzo e il riciclo del rifiuto si possono ottenere posti di lavoro e quindi ricchezza e sviluppo del territorio. E infine la relazione succinta ma molto carica di significato del dottor Oliverio, che ci ha fatto vedere veramente quali sono i rischi che corriamo per la nostra salute continuando in questa in queste pratiche poco virtuose e da parte dei singoli e delle grandi organizzazioni come possono essere le grandi industrie. Per cui credo che possiamo trarre una conclusione da questa serata. Ciascuno di noi nel suo piccolo deve e può contribuire a mantenere inalterata la bellezza della natura e far sì che tutto questo poi si traduca anche in uno star bene dal punto di vista economico, in uno star bene della nostra salute. Quindi noi ci auguriamo che questa nostra attività possa incidere nelle coscienze dei cittadini e delle istituzioni per arrivare a questi traguardi. Grazie a tutti, buonasera. E prima di concludere diamo dei piccoli omaggi ai nostri relatori. Organizzeremo